Ben ritrovati amici di Yokai Watch Italia, siamo ancora qui Otto. con Yokai Watch 4 per registrare una nuova guida. Ovviamente il video, come sempre, è registrato dal nostro Just Manu, quindi io direi che solo per lui lasciamo un bel like e ci iscriviamo al canale. In questa guida vi facciamo vedere dove sono i due oggetti per trasformare due yokai da normali, anzi da classici, diciamo tra virgolette, in yokai Godside, quando prendono l'Energimax, quando caricano l'Energimax e lo vanno a fare. Allora, gli Hokage in questione sono il Tengu e il Kappa. Stavo partendo per la tangente. Io, come sempre, riesco a farvi vedere le zone, però avendo già preso gli oggetti, la precisione, soprattutto del secondo oggetto, non è al 100%. Nel primo oggetto, quello per il K, dovremo teletrasportarci nella zona commerciale del futuro e andare qui dove c'è una macchinetta, la classica macchinetta dove ci metti la grana e devi andare a pescare il peluche, il pupazzo. Qui è semplice, basta che provate a usare la macchinetta e vi dropperà l'oggetto. In questo caso non sono sicuro, ma credo di sì quasi al 100% che noi dovremmo aver già sbloccato dove c'è l'applicazione con il cappello, quindi il tizio vicino a casa di Akinori ci deve aver dato la figura di dove trovare quell'oggetto lì. L'oggetto in questione che andremo a droppare, ovviamente, è quello per il K. Ha sempre la forma di questo specchio, secondo me, almeno a me ricorda uno specchio. Glielo andiamo ad associare a lui e siamo pronti per poter usare il nostro K Godsight. Questo è la seconda zona dove possiamo trovare il nuovo oggetto. Come dicevo prima, oggetto noi l'abbiamo già trovato, quindi non è al 100% la zona corretta, cioè il posto corretto, però la locazione è quella. L'oggetto in questo caso non brillerà come un classico oggetto che troviamo a terra, ma dovremo spammare a ripetizione in questa parte della mappa la A, in modo tale che quando lo troveremo siamo lì pronti a raccoglierlo. Ha sempre la forma dello specchio che va poi ovviamente associato al Tengu. Comunque non potete sbagliare perché questi oggetti sono unici per lo yokai e sono oggetti unici che si trovano solo una volta, quindi non potete sbagliare. Una volta trovati siamo pronti per farvelo vedere in battaglia, ragazzi. Adesso vi facciamo vedere il Tengu, proprio la sua forma. È davvero, secondo me, molto bella questa zona qua. Cioè, questa tipologia di yokai sono davvero i più belli, perché sono molto particolari. Proviamo a vedere se si sente meglio. No, anzi no, ho abbassato. Cioè, guardate, sono proprio, sembrano classici, sono curati nei minimi dettagli. Davvero, davvero unici. Ovviamente la battaglia l'abbiamo persa perché serviva solo per farvi vedere la sua forma. Adesso andiamo a vedere il K. Nel frattempo, ragazzi, dato che siamo a fine video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, scrivere un bel commento per sapere, anzi per farmi sapere cosa ne pensate del gioco. Lo acquisterete se mai uscirà in Italia? Lo avete visto tutto il gameplay? Scrivetemi tutto quello che vi passa per la testa, ovviamente inerente al mondo yokai. Se avete qualche domanda in particolare da fare a me, scrivetelo sempre nei commenti oppure scrivetemelo pure su Telegram. Cioè abbiamo un bellissimo gruppo dove potete entrare senza problemi. Il gruppo, ovviamente, come sempre, è in descrizione. E è tutto qua, ragazzi. Io direi che per questo video è tutto. Vi saluto e noi ci vediamo alla prossima guida. Bella lì, ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao.